Come funziona il principio della sincronicità? Funziona in modo semplice. Salutiamo la nostra Greenettina, Green Apple, che ci chiama, ci si collega direttamente da Buckingham Palace e vediamo come funziona quindi il principio della sincronicità. Il principio della sincronicità funziona in che modo? Nel senso che si crea una connessione, si crea un collegamento tra la persona, tra l'evento a cui la persona pensa e diciamo i tarocchi, la stesa dei tarocchi, quindi questo è il collegamento. In una configurazione di universo c'è questa stesa di tarocchi e c'è un tuo pensiero, c'è una tua valenza. Questo è di fatto un evento sincronico. Ovviamente la sincronicità è un fatto che è sempre esistito, tutte le persone in qualche modo ne hanno avuto sentore, diciamo, noi ne abbiamo spesso sentore di eventi che si manifestano in questo modo. Chi ne ha, come possiamo dire, formalizzato un pochettino, diciamo, le modalità di funzionamento è stato lo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung, ex allievo di Freud, che ha formalizzato un attimino questi meccanismi della sincronicità. E quindi vediamo questa stesa di tarocchi, vediamo questa stesa di tarocchi. Una persona ti pensa talmente forte che presto, e vedremo cosa succederà. Vedremo intanto in che modo ti pensa questa persona, come ti vede, come ti pensa, che opinione ha di te fondamentalmente. Quindi cerchiamo di capire, salutiamo Roxy Rosa, cerchiamo di capire come possono funzionare le cose. Ovviamente utilizzo i Tarot, ovviamente utilizzi i Tarot che sono dei tarocchi che spiegano molte cose, ovviamente utilizzano dei simboli molto importanti, simboli alchemici, simboli, diciamo, salutiamo Giovanna. Utilizzano simboli alchemici, utilizzano dei simboli particolari, delle figure particolari. Salutiamo anche la nostra Sissi, la vecchietta. Quindi i Tarot sono guidati, diciamo, proprio da simboli alchemici profondi, dove l'esoterico si fonde con il pratico. E ci sono dei significati, sono 28 carte, ogni carta racconta una storia. Ogni carta ha un tocco distintivo, ogni carta ha una nota vibrante, ricca di sfumature e sarà come partecipare a una conversazione con un oracolo, come se fosse l'oracolo di Delfi che ti svela i segreti attraverso un linguaggio, comunque un linguaggio criptico, ma che si può decodificare per chi sa leggere, per chi sa cogliere l'essenza profonda del Tarot. Quindi preparatevi a scoprire questa nuova prospettiva, ad abbracciare la saggezza intrinseca di ogni arcano, i suoi segreti alchemici, il suo profondo simbolismo mistico e siete pronti quindi a svelare il mistero. E il mistero e quindi i Tarot ci raccontano molto, molto, ci raccontano molto e ci danno molte interpretazioni che altrimenti resterebbero completamente nascoste, resterebbero completamente segreto. Ho fatto lo short, ma non è che ho fatto uno short, l'ha fatto in realtà ho preso una parte di short cioè una parte di discorso di Chiara, non è che ho preso. E sì, ho fatto tutto lo shorts prendendo spunto per voi befane, voi vecchie, voi uome, in modo tale che anche voi uome possiate essere un po' più, in modo tale che anche voi uome potete essere anche un po' più femminili, acquisire un po' di femminità, voi uome. Allora, vediamo, vediamo. Quindi, però bisogna fare la scelta prima del testimone. Dimenticavo il testimone. Il primo testimone è il Buddha. Il primo testimone è il Buddha. Il primo testimone è il Buddha.
Il secondo testimone è la piramide. Il secondo testimone è la piramide. Chi vuol scegliere la piramide? E il terzo testimone è la stele. Proponevo il Buddha. Il terzo testimone è la stele. Quindi, ricapitolando, il Buddha, prima stesa, la piramide, seconda stesa, perché si sente affine con la piramide, e la stele, terza stesa, quella della stele. Partiamo con la prima stesa del Buddha. Allora, partiamo con la prima stesa del Buddha e vediamo. Una persona ti pensa talmente forte che presto, una persona ti pensa talmente forte che presto, una persona ti pensa talmente forte che presto. Cosa accadrà? Perché ti pensa talmente forte, non è detto che sia necessariamente positivo, eh. Vediamo come ti pensa. Potrebbe essere anche, adesso io non voglio portare uccello di sventura, potrebbe essere che ti pensa talmente forte che ti vuole buttare nel cesso, per dire, no? Ti vuole usare come carta igienica e buttare nel cesso. Non lo sappiamo. Vediamo però la prima carta. Però tu intanto pensa a una persona. Tu intanto pensa a una persona. Pensa a una persona, ovviamente, pensa a una persona. Pensa a una persona e vediamo come questa persona ti pensa talmente forte che presto. Vediamo. Abbiamo la nostra Sissi, non fateci caso, lei è schizofrenica. Abbiamo la Sissi che è schizofrenica, scrive cose a caso, la schizofrenia oramai la sta devastando. Il Toy Boy pensa al Toy Boy. Ma chi è il Toy Boy? È Pippo il Toy Boy? Chi è Sandra, il tuo Toy Boy? Chi è Pippoli? Perché Pippoli mi sembra che lui, quatto quatto, diciamo, si è fatto prima Sissi, adesso si vuole fare Chiara, presto si farà anche Sandra, se le fa tutte. Ah, il Toy Boy è in palestra. Ah, ok. Ah, pensavo fosse Pippoli. Perché se no Pippoli vi passa tutte, una a una vi passa tutte il nostro Pippoli. Si è già fatto Sissi al parcheggio del cimitero, al parcheggio del. E vabbè, ma ieri è rimasto secco. E vabbè, pazienza, ma faremo un'altra live dove magari la nostra Chiara si presenterà con qualche, diciamo, abito un po' più succinto. Vedremo. Allora, vedremo. Il nostro Pippoli vi passa tutte, una per una. Allora, tagliamo le carte. Sandra, il Toy Boy. Ma quanti anni ha sto Toy Boy? Tu sei anziana, lui quindi per te, diciamo, già i sessantenni sono Toy Boy, Sandra. Oh, non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Senti, il Toy Boy è un catramista! È un catramista e ti vede come una sciampista. Ti dice: Amo, si esce stasera? Ah, vabbè, stasera kebab e parcheggio. Kebab e parcheggio. Boni, ho un po' di fame, mi porta al ristorante? No, kebab e parcheggio. Il Toy Boy, abbiamo visto la figura del catramista e l'involuzione. Il catramista, cioè. Però vabbè, magari non è proprio un catramista, però ti vede come una malgasciona, ecco, diciamo che ti vede come una malgasciona e è anche un po' zoccolata, diciamo, no, narcisò. Allora, qua, vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare, c'è di peggio nella vita. Comunque, cerchiamo di fare questa prima esplorazione del Toy Boy. Allora, ovviamente abbiamo qua l'involuzione. Ci sono diversi simboli. L'orologio è il trascorrere del tempo. Vedete qua, cioè abbiamo il simbolo dell'orologio che rappresenta il trascorrere del tempo, rappresenta impermanenza, rappresenta il memento mori. Salutiamo anche la nostra Betty Cottage, da bravissima pittrice veneziana. La veneziana sembra il titolo di un film hard, La veneziana. Un film di Tinto Brass sembra La veneziana. Potrebbe essere il titolo di un film di Tinto Brass, La Veneziana.
Allora, abbiamo quindi la prima carta che è uscita. La prima carta che è uscita è l'involuzione. Quindi l'orologio rappresenta il fatto che invecchi, il chewing gum rappresenta il fatto che stai a ruminare, è un altro simbolo molto importante, ripete azioni inutili, errori, assenza di consapevolezza. Questo è un po' il concetto, il desiderio bramoso senza concretezza. Sono andata a Venezia in viaggio di nozze all'epoca. Esatto, fai un quadro intitolato La Veneziana, un quadro di una un po' zoccolata, fallo, fallo, La Veneziana, fallo. In viaggio di nozze, secondo me il viaggio di nozze, cioè ti avranno preso come spunto per il Verdone, secondo me, ti ha preso come spunto per il suo film Viaggi di nozze. Secondo me era, come si chiamava quello, la Furio e l'altra, lì come si chiamava, Furio e l'altra. Cara, sta arrivando, c'è qua, sta arrivando una, c'è una nuvola che sta viaggiando a 30 km all'ora, direzione sud-ovest. Noi ci stiamo spostando a 25 km, direzione sud-est. Vorrà dire che questa nuvola ci incrocerà esattamente tra 23 minuti e 2 secondi, porterà pioggia, quindi noi entro 23 minuti e 2 secondi dovremmo arrivare fino a Venezia. Perché poi io, anzi, in 23 minuti dobbiamo arrivare anche a Venezia, sistemarci in albergo, devi spogliarti, fare la doccia, ti devo anche trombare, perché poi dobbiamo uscire in tempo. Troppo forte quel film. Quindi, insomma, mi immagino già il viaggio di nozze di Sissi. Vabbè. Allora, poi abbiamo, allora, quindi, cara, non so chi ha scelto, salutiamo Pink, non so chi ha scelto salutiamo anche Pink, non so chi ha scelto anzi, so, una è Sandra, non so se c'è qualcun altro che ha scelto la prima stesa, che è il Buddha. Quindi, rappresenta, vediamo questa simbologia mistica di nuovo. Allora, il tempo, l'orologio rappresenta che stai invecchiando, stai invecchiando, stai ruminando, il chewing gum. Diciamo l'involuzione, queste due figure, il catramista e lo sciampista, vanno lette, diciamo, proprio come analogia fondamentalmente. È un forte richiamo. Ti sta invitando, cara Sandra, al processo di crescita interiore verso una conoscenza più elevata. Non fare la solita sciampista, cerca di dedicarti a cose più evolute. Nell'esoterismo, il catramista e lo sciampista ti insegnano che c'è ancora molto da fare, serve consapevolezza del punto di partenza, la volontà di intraprendere, ma i Tarot sono evolutivi, quindi ogni momento deve essere un'opportunità. Cerca di abbracciare il processo di miglioramento. Il Toy Boy trombatelo, ma senza perderci troppo tempo, però. Attenzione, perché l'involuzione ti dice che devi essere consapevole di un percorso di crescita interiore, devi cercare di migliorare. E tra l'altro, come astro e miti abbiamo Tantalo, che è punito dagli dèi ed è stato gettato nel Tartaro, condannato ad avere sempre fame. Cara, questa sarà il tuo, tra l'altro nel bodybuilding, sarai condannato ad avere sempre fame, una sete impossibile da placare. Quindi è un desiderio bramoso senza concretezza, quindi cerca di superare questo blocco involutivo, cerca di superare questo blocco involutivo. Tra l'altro questo è anche, viene raccontato, non avere fame e sete senza poter mangiare, anche negli inferni del buddismo, no? Cioè non è negli inferni, nel regno dei preta, perché nel buddismo abbiamo sei regni di esistenza, sei reami di esistenza, abbiamo partendo dal più alto gli dèi, i semidei, gli esseri umani, gli animali, gli spiriti famelici o i preta o preta, spiriti famelici o preta. E poi abbiamo gli inferni, gettati nel Tartaro, esatto, gli inferni, abbiamo gli inferni. Ah, non è Tartaro, qua sono gettati nel Tartaro, forse ho sbagliato qualcosa, comunque. Allora, dobbiamo vedere come funzionano, dobbiamo vedere come funzionano le cose. Quindi gli spiriti famelici e quindi che hanno sempre fame e non riescono a
diciamo, e non riescono ad ottenere dei risultati. Questo è un punto fondamentale, questo è un punto molto importante. Ovviamente il Tartaro mitologico è una prigione sotterranea nella mitologia greca, il Tartaro biblico è un luogo di punizione fondamentalmente, è un luogo di tormento eterno, insomma, dove ci stavano esseri malvagi. Però, quindi, come ti vede? Però ti vede un po' una via di mezzo tra un po' narcizoccola, non so se la narcizoccola è un'altra figura, vedete, che va abbattuta un po', insomma, comunque, cioè, secondo me, a meno che non sia lui un narcisista, ecco, potrebbe essere questa, perché diciamo che la narcizoccola in realtà rappresenta i narcisisti, non è proprio legata alla femminilità, quindi o è questa persona qua con la quale ti relazioni che è un po' narcisista, perché narcizoccola è, diciamo, legato a entrambi i sessi, no? Quindi potrebbe essere che la persona con la quale interagisci è narcisista. Il narcisista è come un fuoco che divampa dentro, che è pronto a distruggerti. La Torre ti insegna che la distruzione dei narcisisti è inevitabile. Ma la tua consapevolezza ti deve portare a una liberazione immediata. Quindi fai attenzione perché magari sotto il boi non sappiamo, comunque andremo a vedere, però viene interpretata come una malgasciona. Ma la malgasciona non è una brutta carta, anzi, la malgasciona, secondo me, è una delle carte interessanti dei Tarot, una delle carte interessanti dei Tarot che rappresenta l'imperatrice, rappresenta. La malgasciona rappresenta, diciamo, la femminilità, la corona rappresenta il potere. Tra l'altro, la corona, vedete, rappresenta anche, c'è scritto anche approved, final approved, approvato per l'ultima volta, rappresenta l'ultimo tagliando. La corona, vedete, rappresenta anche l'ultimo tagliando. Quindi, chi ha scelto, salutiamo anche Ariel. Chi ha scelto, diciamo, la corona vuol dire che c'è l'ultimo tagliando prima della rottamazione. Per cui, vabbè, diciamo che puoi fare un po' di chilometri, diciamo che oramai i tagliandi sono a 25.000 km l'uno, quindi insomma hai tempo. Però oramai sei stata approvata, la Malgasciona è lì nella costellazione, no? Presto ci sarà il declino, perché dalla galassia della costellazione della Malgasciona poi è un battibaleno arrivare alla costellazione della Carampana, no? Oramai tu come Malgasciona sei luna piena, devi saper cogliere. Presto si avvicinerà l'altra costellazione, quella della Carampana, che quindi ti porterà giù nel baratro fondamentalmente. Salutiamo Ariel. La Malgasciona è stata tagliandata e quindi è stata approvata. Quindi, insomma, queste prime tre carte, adesso andiamo un po' più veloci, ci dicono che insomma, tu, come dire, hai a che fare con un catramista, un po' narcisista. Salutiamo Patrizia Perotti, un catramista, un po' narcisista. Ai ai ai, ai ai ai! Ah, è il Toy Boy! È uscito il Toy Boy! Salutiamo Patrizia Perotti, questo è il destino. Se qualcuno pensava, e qua mi sembra che l'ha detto, il Toy Boy si è manifestato, l'hai chiamato e si è manifestato. Il Toy Boy si è manifestato, il Toy Boy. Eccoci qui davanti a una delle carte più intriganti dei Tarot, il mago che viene ribattezzato affettuosamente il Toy Boy. Questo essere, diciamo, questo personaggio che diciamo, è il mago dell'amore, inesperto, ha bisogno di una nave scuola e qui di nave scuola ce ne sono tante. Quindi diciamo che il Toy Boy non va alla ricerca di una donna per relazionarsi, diciamo, da un certo punto di vista, va alla ricerca di sesso a basso impegno energetico, cioè ti tromba e basta. Tra l'altro, il Toy Boy spesso non ha neanche un suo alloggio, una sua sistemazione. Spesso molti Toy Boy vivono con i genitori, però di una macchina dispongono. Quindi, se tu non hai un tuo strumento, diciamo, un tuo scannatoio, diciamo, dove andare col Toy Boy e lui ti porterà o a uno scannatoio magari preso
diciamo, in affitto con tanti amici, quindi magari tanti toy boy messi assieme affittano qualche scannatoio dove portare le loro prede, oppure ti toccherà, diciamo, accettare il brivido del parcheggio del cimitero. Il toy boy arriva a cavallo, vediamo. Abbiamo la simbologia dei fiori, sono che le idee fioriscono e si manifestano. Poi abbiamo anche sì, il simbolo dell'infinito. Vedete, questo è ricco di simbologia mistica, esoterica. L'infinito rappresenta la ciclicità. Poi, insomma, ci sono anche degli strumenti, no? Vedete, c'è la bacchetta magica, la spada, la coppa, i denari. Questi strumenti rappresentano comunque la capacità. Il Toy Boy ci mette tutto l'impegno per ottenere dei risultati. Attenzione, il Toy Boy sa che il suo potere sta nella consapevolezza, nell'intenzione, nel pisello, diciamo, del Toy Boy. Quindi fate attenzione perché comunque il parcheggio del cimitero col Toy Boy si avvicina. Soprattutto se qua mi cadete nella malga agosta. Cioè, io spero che evitate col Toy Boy di stare a rimuginare, di fare la malga agosta, perché se farete la malga agosta col Toy Boy sarà al canto del cigno della seduzione. Diciamo che il Toy Boy ci va a nozze, no? La Malgagosta è questo essere mitico, che è un po' come il Minotauro, da mezzo uomo a mezzo toro. Qua abbiamo la Malgagosta, altro essere mitico, rappresentato da mezza Malgasciona, da mezza Malgasciona e mezza Aragosta. Quindi non fate la Malgagosta, non lamentatevi, il Toy Boy vi darà solo questo. E quindi il vostro obiettivo è quello proprio di farvi desiderare, di tendere l'elastico del desiderio. Quindi l'elastico del desiderio può essere corto o lungo. Nel caso di Pippo gli è corto, però in altre circostanze può essere lungo, e quindi dobbiamo, diciamo, tenere presente che l'elastico del desiderio è una rappresentazione dell'equilibrio, diciamo, delicato, spesso tra desiderio e possesso. Quindi se vuoi intrigare un po' questo Toy Boy, fatti un po' desiderare, insomma. Ma vediamo la carta di sintesi del tutto. Vabbè, è una buona carta, è uscita la donna di qualità. Bene, quindi la tua evoluzione sarà, se tu riuscirai a stendere l'elastico del desiderio, potrai assurgere al ruolo di femme fatale, al ruolo di donna di qualità, che è un ruolo che ti si addice comunque dopo una partenza infame. Diciamo, dopo essere stata trattata da sciampista, dopo essere stata portata al parcheggio del cimitero, la tua evoluzione potrà compiersi quando imparerai finalmente a farti desiderare, quando imparerai l'arte sottile della seduzione, quando imparerai l'arte sottile della femminilità, a diventare una donna femminile, una donna che sa farsi desiderare. Allora potrai assurgere al grado di donna di qualità, che sarebbe la papessa, perché questa carta è un simbolo di una vera e propria donna che è custode di sapienza, custode di desideri, insomma, nascosti. La donna di qualità, rappresentata dalla regina Nefertiti, ti suggerisce che devi, sviluppare proprio la forza, la chiaroveggenza, l'intuizione, il mondo sottile, il mondo femminile, la forza femminile del subconscio. Il simbolo è poi quello della luna. La luna rappresenta la femminilità per eccellenza. Quindi, attraverso il desiderio, tu potrai, stimolando il desiderio, diventando una sorta di femme fatale, potrai attrarre anche questo toy boy o magari altre situazioni, per diventare, diciamo, la papessa, la donna di qualità. La papessa ti insegna che la forza non sempre si manifesta con fragore, ma può risiedere anche nell'intuizione sottile, nella femminilità. Quindi questo è una evoluzione molto importante, la chiave nel desiderio, nella capacità di farsi desiderare. Lì sta la chiave. Quindi chi ha scelto il toy boy, sì, chi ha scelto la prima stesa deve fare questo percorso evolutivo e raggiungere un elevato livello di femminilità. Passiamo alla seconda stesa, la stesa della piramide. La stesa della piramide
Mi sono soffermato molto, devo accelerare un pochettino. Farò in 4 e 48 la stesa della Stele, che tanto la stesa della... Adesso si incazza la nostra Sissi. Allora, vediamo. Stiamo alla stesa della piramide, la stesa della piramide, vediamo la stesa della piramide. Cosa ci racconta la stesa della piramide? Cosa ci racconta la stesa della piramide? Allora, ti pensa talmente forte che, ripeto, non è detto che sia una cosa positiva, che ti pensa talmente forte. Potrei pensarti talmente forte perché gli stai sul cazzo, gli stai sulla punta dell'uccello. Non sappiamo se la nostra Sissi è mai stata sulla punta dell'uccello di qualcuno. Chissà, forse sulla punta dell'uccello di Pippoli. Allora, beh, direi che è buono. Allora, però ci sono alcune cose da mettere a punto. Prima cosa da mettere a punto è l'attaccamento. Devi un po' superare gelosia e attaccamento. Abbiamo, diciamo, questa carta, che è l'ultima carta dei Tarot. Devi immergerti, diciamo, è uscita nella versione Patella sullo scoglio. Che è una qualcosa che puoi superare, poi dopo abbiamo la fedeltà, abbiamo l'obiettivo, il sogno, quindi è tutto un percorso evolutivo. Comunque l'attaccamento è una lezione profonda fondamentalmente sul distacco dal risultato. La sirena, diciamo, esprime attraverso il suo canto l'attrazione, la patella sullo scoglio esprime invece esattamente l'attaccamento. Nell'esoterismo l'attaccamento ti insegna che se ti aggrappi troppo fermamente a un risultato, questo diventerà una catena che ti imprigiona e non riuscirai a ottenere quel risultato. L'esoterismo insegna che in amore, chi è affamato morirà di fame. Ovviamente lo scoglio rappresenta la permanenza, rappresenta la barriera alla quale tu ti aggrappi, alla quale tu ti attacchi, mentre il mare rappresenta la libertà. Il mito è quello di Orfeo Euridice, cioè l'amore che supera la morte, ma che se vissuto con attaccamento ti genererà impazienza, scarsa fiducia nella vita, paura di perdere l'amore che ti porterà a perdere l'amore. La paura di perdere l'amore è una delle paure, diciamo, figlie da un certo punto di vista della paura della morte, figlie da un certo punto di vista della paura dell'abbandono, si può manifestare la paura di perdere l'amore. Attenzione perché l'attaccamento ti fa riflettere sull'importanza della libertà, quindi devi imparare a rovesciare, a ribaltare e diventare una sirena. Diventare una sirena. Hai questa possibilità di ribaltare e diventare una sirena. La sirena è il canto che attira. Ovviamente, devi anche qua esce la carta della fedeltà, quindi in realtà la tua paura di perdere, diciamo, magari non è neanche giustificata, no? Però in realtà spesso noi non è che siamo vittime delle nostre paure, non è detto che queste paure siano reali, concrete, sono tutte cose che ci facciamo, nella nostra testa. Salutiamo Leonardo che ci facciamo nella nostra testa, come Pippo ad esempio si fa nelle mani e qualche persona invece si fa nella testa la paura, diciamo, avere praticamente di perdere questa persona, magari alla quale teniamo. Quindi devi imparare a definire qual è il tuo sogno. Il sogno è un'altra carta molto importante nei Tarot perché rappresenta il marinaio che sa dove andare, cioè perché se tu hai un sogno, in pratica sai dove andare, soltanto chi ha un sogno sa dove andare. Infatti abbiamo la stella a 5 punte, come vedete, che rappresenta la purezza, la guida interiore. Abbiamo la barca, la barchetta in mezzo al mare, che da questo punto di vista rappresenta l'impermanenza, la fragilità. Il mare rappresenta l'inconscio, le emozioni. Quindi devi saper dove andare, devi immergerti nell'oceano delle stelle. Immaginate questa barchetta in mezzo al mare. Salutiamo la nostra Giovanni. Immaginate questa barchetta in mezzo al mare, notturno, guidata dalla luce delle stelle, anche un qualcosa di romantico. Questa barca, per quanto sembri sperduta in questa galassia, sa sempre dove andare. Il sogno è la tua stella polare. Devi avere un obiettivo, un desiderio, un obiettivo concreto. Il sogno, il desiderio concreto è una bussola che ti orienterà in questo mare.
Quindi farà sì che il tuo attaccamento piano piano diminuirà. Questo è un qualcosa di importante. Oh, bene, però stanno uscendo delle carte interessanti. Stanno uscendo delle carte interessanti. Oh, abbiamo prima il divenire. Abbiamo il divenire, le altre tre carte. Il divenire ti dicono che anche qua c'è questa dualità tra merda e giardino. Insomma, il divenire ti dice che tu devi puntare su te stessa, devi diventare un bel giardino e attirerai quindi delle situazioni positive. Quindi devi puntare su te stessa. La chiave per puntare su te stessa è l'atto di coraggio. Fai qualcosa che non avresti voluto fare. Può essere anche una trasgressione l'atto di coraggio, non essere sempre abbarbicata sulle stesse cose. Cerca di, diciamo, cerca di, salutiamo Leonardo, cerca di viverti al meglio questa tua vitalità, diciamo, fai un atto di coraggio. Dentro di te c'è un leone, una leonessa, c'è un essere forte, quindi, ma devi farlo, cioè devi trasgredire un po' le regole, uscire un po' fuori dalla tua zona di comfort che ti tiene vinculata fondamentalmente. E la chiave per fare tutto, ovviamente, è il Tara Mantra, cioè il mantra che nel simbolismo rappresenta l'uroboro, l'uroboro. Salutiamo anche Rossella, nel simbolismo rappresenta l'uroboro, che è la ciclicità senza limite, senza inizio e senza fine. In un tempo senza inizio, la ciclicità della vita, tu ora nasci, domani morirai, dopodomani rinascerai, vivrai e morirai di nuovo. Quindi il sole e la luna, simboli interni all'infinito, l'uroboro, rappresentano, diciamo, la completezza e l'integrazione. Quindi questa carta ti insegna che fai parte di un ciclo eterno, ogni passo è una sfida che tu devi imparare a superare. E recitando il mantra, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono, il mantra fondamentale, quindi impara a recitarlo e a superare. E abbiamo anche l'elastico del desiderio, nuovamente l'elastico del desiderio che emerge di nuovo in modo forte e deciso. L'elastico del desiderio, abbiamo diversi simboli, diciamo. Ma soprattutto l'elastico del desiderio ci fa capire che dobbiamo imparare a sviluppare fondamentalmente, a capire l'equilibrio e il possesso, imparare a vedere la differenza tra equilibrio e possesso. Attenzione, perché devi riflettere sul fatto di essere in grado di farti desiderare. Essere in grado di farti possedere, ma farti desiderare. Quindi desiderio e possesso sono due delle chiavi fondamentali, quindi per raggiungere il tuo obiettivo. Quindi anche questa è una bella stesa, direi, che rappresenta un percorso evolutivo, ovviamente. Un percorso evolutivo che è partito, ricordiamoci, però, dalla patella sullo scoglio, perché tu sei partita come a essere una patella sullo scoglio, cioè un mollusco praticamente che si appiccica a uno scoglio sperando che questo scoglio possa dargli qualche cosa, quindi riuscire a emergere, diciamo, da questo scoglio, da questo attaccamento. E vediamo la terza stesa che è la stesa della stele. Cosa ci racconta la stesa della stele? Ma prima dobbiamo procedere a mischiare, i tarot. E vediamo un po', quindi questa persona ti pensa talmente tanto che, questa persona ti pensa talmente tanto che, questa persona ti pensa talmente tanto che, questa persona, beh, l'essere patella è uno stato interiore, così come l'essere sirena, cioè è uno stato interiore, cioè nel senso che l'attaccamento si vive interiormente, non è un qualcosa che si manifesta esteriormente. L'attaccamento è un qualcosa che si manifesta interiormente. Scegliamo le prime tre carte, vediamo cosa ci raccontano. Abbiamo il narcizoccola, la manna dal cielo e il desiderio. Allora, vediamo di interpretare. La narcizoccola rappresenta un po' il narcisista in generale, quindi devi superare, devi imparare, questo vediamolo come un insegnamento,
imparare a riconoscere di avere, se hai a che fare con narcisisti, imparare a riconoscere il narcisismo e a distruggere, buttare giù la torre del narcisista. Non devi essere fragile, non devi essere instabile, devi avere la tua forza interiore, ma d'altra parte l'universo è un po' dalla tua parte, perché è la manna dal cielo. D'altra parte la manna dal cielo però è un altro simbolo molto interessante, molto complesso, ha dei risvolti alchemici, ha dei risvolti alchemici molto molto, come possiamo dire, ben definiti. La manna dal cielo ha dei risvolti alchemici ben definiti, perché entriamo proprio nel vortice del destino. Abbiamo il piccione, come vedete. Allora, che dice la manna dal cielo? Ci sono tutte le possibilità che le cose vadano per il verso giusto, però c'è sempre il piccione con la sua merda, che rappresenta la casualità, il mistero della vita. Abbiamo, diciamo, questa ruota che gira, e certo la ruota ti potrà portare anche a un ristorante, ti potrà portare a un fiore, ti potrà portare anche in situazioni positive. Però ci sono anche nella ruota, diciamo, c'è anche lo scannatoio, c'è anche il kebabaro, c'è anche Ciccio Giropizza, quindi devi sapere, diciamo, la ruota della fortuna c'è, le possibilità ci sono, però attenzione, perché la manna dal cielo è presieduta dal piccione, simbolo dell'imprevisto, quindi tu devi saper gestire il previsto. L'universo è dalla tua parte, però devi sapere evitare la merda di piccione, questo è il punto fondamentale. E tutto questo potrei farlo gestendo il piccione sempre allerta, il piccione è sempre pronto a colpire, no? Tu magari ti sei messo il vestito a festa, non so se vi è mai capitato, a me no, grazie al cielo, però ho sentito di persone che magari sono messe il vestito a festa, il vestito nuovo, tutte belle, tutte in tiro, escono per andare a un bel ricevimento, sono lì per entrare nel ristorante, paf! La merda di piccione che ti cade sul vestito nuovo, magari scuro, con la merda del piccione bianco, cioè la merda bianca del piccione grigio, diciamo, piccione grigio, la merda del piccione biancastra, che ti becca e ti, diciamo, battezza. E quindi fate attenzione che il piccione è sempre pronto, diciamo, a, come dire, a rovinarti, insomma. E poi abbiamo anche, grazie al cielo, e poi abbiamo, sì, neanche a me è successo, però i piccioni, qua tra l'altro in Liguria ci sono i gabbiani che in quanto a merda, diciamo, sono anche, direi, più come dire, esuberanti dei piccioni. E poi abbiamo, perché il piccione, ma il gabbiano fa proprio delle merde, come dire, la merda di gabbiano è proprio una roba assolutamente lì. Ma a Venezia, ad esempio, a una mia amica è successo in testa. Ah, in testa. Ah, beh. Per tutto sommato, forse è meglio in testa che sul vestito, perché la testa comunque te la lavi, il vestito, però, diciamo, portano anche un po' di malattie. Ma invece a Venezia voi sarete sommersi di piccioni, beti, cottage. Cioè lì a Venezia come fate? Ci sono piccioni, più piccioni che turisti ci sono a Venezia. Ah, ci sono i gabbiani, ma non ci sono anche i piccioni a Venezia. Venezia non è famosa per i piccioni? Non ci sono piccioni a Venezia? A Piazza San Marco, no? Ci sono quelli che danno sempre il cibo ai piccioni. Ah, a Venezia sempre con l'ombrello. Già, perché a Piazza San Marco ci sono quei coglioni che buttano il cibo ai piccioni, diciamo. Sì, però è anche colpa di chi gli dà il cibo, e comunque. Quindi non alimentare il piccione, nella metafora, non alimentare il piccione, e impara a stimolare anche tu l'elastico del desiderio. Quindi è fondamentale. Quindi hai le possibilità di passare, diciamo, di superare tutti gli ostacoli della vita, però non devi alimentare. Ecco, qua c'è anche altri simboli importanti che vengono fuori. Diciamo che dopo la prima parte, superato il narcisista, dentro la tua vita entrerà il maschio alfa e potrai manifestarti finalmente come donna di qualità, e quindi potrai direzionare, diciamo, il tuo calesse
potrai direzionare il tuo calesse non in direzione da parcheggio del cimitero, se riesci a evitare il piccione ovviamente, devi imparare a evitare il piccione perché hai il calesse che ti può portare nel bel ristorante, il maschio alfa, tieni presente che l'uomo alfa è comunque difficile da gestire, ha la spada della mascolinità, allo spadone, non come il pippolo che ha lo spadino, diciamo, questo maschio alfa ha lo spadone, una spada a doppio taglio, la forza, l'energia maschile, il mistero, il potere, è pronta all'azione, diciamo, una personalità forte, che può essere un'arma a doppio taglio, che potrà celebrare te stessa come nuovamente una donna di qualità, no? Donna di qualità, anche le colonne che sono Buzz, la forza, Giacchino, la giustizia, quindi la polarità, quindi il fiore di loto che rappresenta, vedete c'è anche il fiore di loto che rappresenta la forza femminile del subconscio, quindi hai tutte le chance per poter, diciamo, manifestare questa tua prorompente femminilità. E abbiamo anche qua, sta andando abbastanza bene, abbiamo anche la carta della giustizia, come una sposa vestita di bianco, non ti sposerà nessuno, però diciamo la giustizia è un po' una sposa, vedete, vestita di bianco, dove ci sono diversi simboli, ci sono i triangoli verso il basso, l'acqua verso l'alto, il fuoco, l'alchimia tra gli elementi contrastanti, quindi ispirata al mito egizio della pesatura delle anime, al mito egizio della pesatura delle anime, l'equilibrio interiore, quindi ti dice che devi trovare il tuo equilibrio interiore, la tua anima deve essere leggera come una piuma e quando l'anima è leggera come una piuma tu potrai andare finalmente negli dèi, nell'Olimpo degli dèi, questo è un punto importante. Quindi la giustizia, l'equilibrio interiore ti insegna che la verità, l'integrità devono essere la bussola delle tue azioni, la bilancia è una guida, una costante riflessione sulle scelte che devi fare. Quindi questo è un po'... E poi abbiamo anche il bianco e il nero, che sarebbe la dualità degli opposti, l'imparzialità. Bene, questa è la terza stesa che ti dice cosa dovete fare e quindi direi che non sono venute male, insomma sono interessanti. Ovviamente ci sono sempre dei percorsi che devi svolgere, delle cose che devi fare. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando. Se volete fare una donazione potete cliccare sul tastino col dollarino.